miglior concerto della vita. E tutte le cose che comunque pensiamo noi. No, aspetta, migliore. Ma a mani basse, cioè, è facile. Ma niente, proprio caldo, è impossibile descrivere una cosa del genere. Raga, ma se vi dicessi veramente che io e Federico adesso abbiamo veramente questa spada di Damocle in testa, perché abbiamo assistito, io a 30 anni, anche lui, praticamente stiamo lì, c'è un anno in meno di me, abbiamo assistito al nostro miglior concerto di sempre. Ebbene sì, è successo, siamo andati a vedere gli Epica ad Amsterdam con l'orchestra. Adesso vi racconteremo un po' com'è andata e soprattutto tutto quanto, più o meno quello che è successo, le nostre impressioni. È un vlog un po' normale. Vi lascio subito al vlog. Vorrei far notare che questo è l'albergo dei medallari. Allora, alla reception abbiamo beccato tipo un paio di gruppi dei medallari. Poi ne saranno arrivati altri, quindi raga, mamma mia, la finestra con la capoccia magari, no? Vabbè, mo andiamo a fare piazza di un boccette d'acqua e andiamo a tra l'altro una cosa figa. E ci hanno dato pure sta stanza con 4 posti. E a noi ce ne servivano 2. Quindi se qualcuno si vola con là, vado allo specchio. La cosa figa è che noi appena siamo arrivati avevamo visto subito Viking Bus, no? E dicevamo, raga, ma questo è l'albergo proprio dei metallari, perché già che c'è il Viking Bus. Ah, tra l'altro, la cosa figa. Allora, stavo dicendo che mi sei impallato per telefono che abbiamo beccato un altro metallaro che sta a far check-in. Ah, ma io sta alle aromete. Comunque adesso, aspetta, adesso lo facciamo dire da lui. Quando io ho visto che c'era questo evento, che Daniele credo non conoscesse, non ne sapesse nulla. No, no, non lo so. Gli ho detto, non trovo nessuno per venirci. E quasi quasi ero contento di non venirci. Ho detto, vabbè, almeno risparmio 2 soldi. Vabbè, però, cazzo, l'evento è figo, cioè, ma te pare che ci devo andare. Lo dico a Daniele, lui subito, non risponde mai subito ai messaggi. Lui subito, 3 secondi dopo, sì, andiamo. Posto, fatto. E io quasi che speravo mi dicesse di no. No, no. Raga, dovete sapere una cosa. Se mi chiedete di fare una trasferta, io non vi dirò mai di no. Mai. Mai, mai, mai. Se mi dite, oh, andiamo ad Amsterdam a vedere gli Epica con l'orchestra. Ma io come cazzo faccio a dire di no? Come si fa? Ma raga, come dicevamo prima, cioè, ma guarda quanti. Qua le biciclette crescono sull'alberi, porco zio. Comunque, boh, cioè, a vederla Amsterdam, mo, vabbè che stiamo in periferia, però pare davvero, pare Milano, porco zio. Questo complimento. Vabbè, questi sono navigli. C'è una bicicletta là sopra. No! Non è una biglietta, non so, è un canetto. Baba boy! Vabbè. Cioè, capite perché dico, che cazzo stiamo a Milano? Dove stiamo, regà? Cioè, ma... Boh, vabbè che stiamo in periferia, però voglio dire... Vabbè, dai. Ho un po' l'ADAC. Anzi, Air Cotral. È blu, ah. Mo' via fuoco. Regà. È acqua! Cazzo, è acqua! Pare la cosa del latte! Ma che vuol dire? Ma che è? Raga, ma in che senso? Già questa è un po' più... Boh, lasagnette! Ma poi non mi ricordo dove ho girato, questa è pasta! Pasta al pesto. Questa è pasta col coso di cazzo delle bambole. Ma questa non lo so. Questa è già mangiata. Ah, questa è couscous. Questa è già mangiata. Quella è già mangiata. Un couscous.
Oh no! Oh no! Ma là tu senti? Eh sì! ci sono gli epica, attenzione! Attenzione, tutto a te! Allora, stavo notando che lì adesso hanno fatto vedere la pubblicità, ma che erano tutte le date di tutti i gruppi che suonavano. E vabbè, mo appena ritorno ve lo faccio vedere. Che cazzo sono sti video? Madonna, bello aipato. Cioè, raga, me ne spiegate? Hatsune Miku, che bordi. Cioè, ma che davvero deve suonare Miku Hatsune? Ah, vogliamo raccontare il successo? Mi hanno fatto buttare un zaino, un po' di roba dentro per tirare un po' la powerbank e le camera. Mi dice che era troppo grosso, però sul sito c'era scritto, il sito dell'APA sembra buttarci vostra. Che avventura! Cazzo, l'ha vinto il sito dell'APA. Comunque, raga, devo dire che è una figata, vedi? La situazione del genere è proprio troppo bella. E ovviamente sono riuscito a prendere la cennona e via. Ah, raga, ma come cazzo ve lo spiegavo una cosa del genere? No, non si spiega. Cioè, allora, dici, vabbè, opinione mia, opinione sua. Contiamo un cazzo, non capiamo niente. Sì, capito, dici. Tutto. Però quando vai a parlare con la gente e ti dice miglior concerto della vita e tutte le cose che comunque pensiamo ma noi. No, aspettami, ma a mani bassa è facile. Ma proprio come se gli altri fino adesso non avessero fatto un cazzo della vita loro. Non hanno mai suonato mai nessuno, raga. Non ha mai suonato nessuno. Tutto finta, sta tutto hanno giocato tutti quanti. Sì, per adesso. Cioè, dopo che ti dici una cosa del genere, stai lì e dici, porco zio, non ci ho capito un cazzo. E poi dici, sai, te vai a vedere un festival, te vai a vedere, che cazzo ne so, 5 gruppi diversi, tutti nella stessa giornata. Qui un 5? Solo, un 5 te ne vedi, qua te ne sei visto uno. E regà, siamo usciti ieri sera che stavamo a dire, regà, a caldo è impossibile descrivere una cosa del genere. È impossibile. E tuttora rimane impossibile. No, dice famo il video domani mattina, così magari un po' a freddo schiariamo le idee. Ragazzi, è schiarito un cazzo qui. Qui non è. La cosa assurda è che lei è la cosa più vicina a un dio sceso in terra, probabilmente. È una divinità, è una dea. È cioè, proprio... A parte la bellezza, che è una bellezza disarmante. E poi la voce, cioè io rispetto anche ai primi studio, ai primi album, è migliorata veramente troppo. Le canzoni nuove pure colpiscono, cioè il concerto che alla fine c'ha un significato, non era scontato. Non era così scontato andare a vedere una cosa del genere, cioè, dici ok, le aspettative erano alte perché dici oh gli epica con l'orchestra, ok. Ma io, regà, sono riuscito a realizzare tutto quanto quando è entrato l'orchestra. Cioè, io in quel momento mi saliva proprio una botta d'adrenalina. Ho fatto, cazzo, ma io sto veramente a vedere gli epica con l'orchestra. È la prima, un liscio, è così, che è partita solo con l'orchestra. Quasi a piace per culo, cioè, lei ci ha preso per culo quasi la prima canzone. Ma regà, ma poi dici, vabbè, io mi sono messo a piangere appena è uscito l'orchestra e poi quando hanno cominciato a suonare. Eravamo due fontanelle. Poi dici, vabbè, siamo stronzi noi, dei giri tutti così stavano. Allora. E poi parli con la gente, ecco, mo due ragazze finlandesi e vai e te vengono a dire loro. Magari i Nightwish possono fare così, possono fare una roba del genere, e l'altra ragazza ti dice no, ma non ci riescono. Non ci riescono mai. Riuscire, non so. Mai fanno un altro tipo di musica, quindi. Cioè, raga, mamma mia. Ma pure quando è uscito, ci stavano tante di quelle cose da raccontare. Per esempio, pure quando è uscito il coro de voci bianche. Cioè, io penso che vengono fuori ore dei video solo per parlare. Sì, perché ci stanno talmente tante cose da dire.
c'è pure il fatto che era impostato sulla... c'è sta sto tizio dietro che pareva Corey Taylor, che con la maschera a gas e parlava e diceva... Il direttore d'orchestra, l'armadio. Il direttore d'orchestra. Oh, regà, il direttore d'orchestra era un armadietto con la cresta da moicano. Poi forte. L'orchestra, che quando doveva fomentare la gente, che alzavano tutti gli archi, così. Cominciavano come appresso alla gente. Madonna. Ci cioè, hanno partecipato tantissimo. C'è cioè, veramente una sinergia. Cioè, non si chiama Mamma Symphonic mia. Synergy a caso, questo evento. Quindi... No, no. Pure sì. Quando, cioè, quando hanno fatto il medley, che non c'era Simon. E a una certa si è fermato tutto e è uscito fuori il tizio quello lì con la maschera a gas e diceva che comunque serviva pure Simone per creare sta sinergia con... No, raga. Certo. Ma poi ripeto, cioè, comunque alla fine ti lascia pure un messaggio, cioè, ti lascia qualcosa a sto concerto, non è fine a se stesso, non è stata solo musica o una scaletta casuale. No, sì, ma mai nella vita. Che poi si dice, con gli Epica, allora tanti... muoverebbe da dire però non hanno suonato quello, non hanno suonato quell'altro. Il problema è che qualsiasi cosa suonano va bene. Lo stesso, regà, va bene lo non stesso. Non hanno suonato quella traccia lì, non hanno fatto quella canzone lì, non hanno fatta nada, va bene. Ma regà, qua poi io mi sto sbilanciando, ma se sbilanciamo un po' tutti quelli che hanno visto questo concerto, cioè gli Epica qua hanno proprio detto, oh, regà, miglior gruppo symphonic metal siamo noi. Ma forse miglior gruppo metal. Cioè siamo, punto, non esiste Nightwish, non esiste nessun altro. Gli Epica hanno proprio appoggiato il cazzo sul tavolo, hanno sparecchiato, cioè proprio, ma tranquillamente, regà. Cioè, chiunque è venuto qua a Amsterdam ve lo può dire tranquillamente. Poi cioè, regà, no, parliamo di le bandiere del Giappone, abbiamo visto gente che veniva dal Giappone. Più gente straniera a sto concerto che a Wagner, non cioè, visto. C'è venuta a chiedere informazioni una ragazza da Venezuela. Cioè, incredibile. Oh, c'erano un botto di italiani pure, ma sì, tantissimi. Ma non me l'aspettavo. Sì, manco io. Un botto di gente straniera, cioè, venuti veramente da tutto il mondo qua. Veramente, cioè, una cosa che non mi aspettavo, cioè, mi aspettavo, ma non così tanto. Rimane difficile descrivere questo concerto. No, rimane proprio difficile. Cioè, ma io infatti... Epico è l'unico aggetto. Io infatti lascerei così perché non può descrivere un concerto del genere. Cioè, tipo un horror lovecraftiano, però in bene. Cioè, finché non lo vivi non lo puoi sapere. Cioè, è incredibile, raga. È veramente assurdo. Arte. Basta, mettiamola così, semplicemente arte al... No, perché c'era tutto. In tutti i sensi, cioè non da solo pure, musica. Ma pure a parlare di una cosa che sembra una cazzata, l'utilizzo delle luci. Vado alle luci! L'utilizzo delle luci. Regà, c'erano luci. Delle luci, regà. Io non lo so. Cioè, penso avranno speso più soldi in luci che... Cioè, un'ora e mezza solo a parlare delle luci, se potrebbe stare. Sì, è vero, Se potrebbe stare... Cioè, vai a vedere il budget che hanno speso per le luci, Sì, comunque c'è pure da dire che l'AFAS, che è fatto apposta questo tipo di eventi, sì. Ha un'acustica allucinante, ha un impianto audio che nonostante il volume non fosse eccessivamente alto da crearti fastidio, io una pulizia così sul ma se suono poi, non l'ho mai sentita. Se andate a vedere le storie che ho messo su Instagram, che mo me le metto in evidenza, regà, cioè vai a altri posti in Italia col cazzo che lo senti così bene. Col cazzo proprio. Comunque vorrei far notare che a parte in albergo che c'erano un fottio di gente che è venuta a vedere gli Epica. Veramente era pieno solo per. Oh regà, certo. vi giuro che come giri qua trovi uno con la maglietta degli Epica. Cioè oggi regà è incredibile. Che poi ti guardano, ridono tutti, capito? Sì. Mettono tutti a ridere perché non c'è. Pure ieri in albergo abbiamo beccato tizi che stavano a salire in stanza. E ci stavano stasera, cioè quella di questa sera, non quella di ieri sera. E ci hanno chiesto com'era stato. Raga. No, io gli ho detto, cioè, tutto quello che ti puoi immaginare è oltre, cioè non ci arrivi a immaginare. Non ci arrivi. Non ci arrivi proprio. Addirittura hanno drinking in public. Bene. Allora regà, non vi dico da dove siamo usciti, però sappiate che siamo
belli allegri. Tra l'altro questo ci hanno appena spuntato questa definizione un po' epica, adesso non ho capito davvero? E mo? Non lo so, poi adesso immagino le cose sì. E niente, mo andiamo tipo a fare un giro, vedesse un po' di cose, andiamo verso la stazione. Allora, io adesso gli scrivo a Federico, perché tanto di solito mi risponde subito. Volete scommettere che l'opinione su questo concerto dopo meno di un mese o più di lì, più o meno, non è che è passato tantissimo, non è cambiata. Allora, sto facendo il video del vlog, come hai visto stamattina che ti ho mandato un messaggio. Quali sono adesso, in questo momento, le tue impressioni del concerto dopo un mese? T'è calata? Stai sempre lì? Stai carico ancora? Non lo so, dici qualcosa. Nel frattempo io vi posso dire che dopo un mese io mi rendo conto effettivamente, a parte ecco, di aver visto veramente il miglior concerto di sempre, a parte quello, io comunque ci sono alcune cose che vorrei dire che nel video non ho detto, ve le dico un po' adesso, diciamo. Io diciamo che sono partito da Amsterdam senza fare il ripasso, diciamo così, degli Epica. Mi sono andato un po' così alla... ho fatto vabbè, andiamo a sapere gli Epica, che comunque uno dei miei sogni nel cassetto è proprio andare ad assistere ad un concerto metal con l'orchestra. Quando mi è stato detto appunto da Federico andiamo a vedere gli Epica con l'orchestra, io come faccio a dirlo? No, Amsterdam, vabbè, che ci vuole, le trasferte, ho cominciato a farle e fatto tocca a na. La cosa bella è che è stato tutto molto veloce, cioè nel senso ci ho potuto pensare veramente poco. Però sono stato contento di avergli detto di sì, perché lì per lì magari non c'è ragioni, no? Dici sì, andiamo. Però poi dopo dici ma non starò a fare una cazzata, ma non starò a fare di qua, magari ecco. E lì per lì sì, ci pensi con il passare del tempo, poi la data non arriva mai, no? Poi quando arriva dici oh, domani parto. E questo è stato uno di quei concerti che ho fatto fatica a realizzare fino all'ultimo. Cioè io sono entrato dentro l'AFAS e veramente non avevo ancora realizzato quello che stavo per andare a fare, quello che stavo per andare a vedere. Me ne sono reso conto, come ho detto appunto nel video, quando praticamente è uscito l'orchestra sinfonico. Lì è stato qualcosa di clamoroso. Cioè nel senso, porca miseria, io lì mi sono proprio accorto, mi sono detto oh, ma tu ti rendi conto che te stai a vedere davanti a te c'è gli Epica con l'orchestra? E dato che comunque l'orchestra per gli Epica è una cosa molto importante, come dicevamo appunto in questi giorni, comunque questo mese, ecco, se tu togli l'orchestra agli Epica non sono più gli Epica, perché l'orchestra per gli Epica è un fattore molto preponderante del gruppo. Non sarebbero più gli Epica, non sarebbero proprio, andrebbero a snaturare proprio tutto il gruppo. E quindi eccoci qui. Io, come dicevo appunto, sono partito sono partito che il ripasso non l'avevo fatto, diciamo. Sono andato lì, mi sono detto cavolo, però chissà se ci avrà lo stesso effetto del 2015. Cioè io il 2015 era il massimo hype per gli Epica che ho avuto, massimo, il picco dell'hype, perché li avevo scoperti, era uscito Holographic Principle, il miglior album degli Epica, il miglior album dell'anno a parere mio, e stavo lì e dicevo ma io mo che non me li sono più riascoltati da tanto tempo, che non ho ascoltato Omega, appunto l'ultimo album, avrà lo stesso effetto di come se l'avessi sentiti qualche anno fa, di come se li avessi ascoltati. Raga, vi dico la verità, sì,
cioè, allora, gli Epica sono uno di quei gruppi, infatti me ne sono reso conto, per quanto io non li ascolti, mi sono reso conto quanto gli Epica sono importanti per me in questo momento, ma quanto sono stati in totale importanti, perché mi sono reso conto che nonostante io non li ascolto da tanto tempo, li ho un po' accantonati con il tempo, non è cambiato niente. Cioè, stai lì e c'hai lo stesso hype di quando li ascoltavi tanti anni fa. E mi sono detto wow, cioè, un gruppo del genere che ti fa una cosa del genere, c'è da tenersi lo stretto, perché non esiste, cioè non esiste, vuol dire che è proprio uno dei tuoi gruppi preferiti, quindi è giusto che te lo tieni stretto, ed è giusto che anche che dici oh, guardate che gli Epica è uno dei miei gruppi preferiti, proprio per uno dei tanti motivi è questo, e soprattutto, come ho detto nel video, lo ridico anche adesso, quando stavo ad Amsterdam, gli Epica hanno dimostrato che prima di tutto nessuno è in grado di fare una cosa del genere, soprattutto che sono i migliori sulla piazza per quanto riguarda il symphonic power, il symphonic metal. E per quanto magari tanti mi verranno a dire ma i Nightwish, i Nightwish sono più famosi, ma arrivano all'altezza degli Epica? Sentiamo che dice Federico, che è arrivato un messaggio dei 15 secondi. Guarda, le mie impressioni dopo quasi un mese, so che io partirei per Messico, cioè prenderei i biglietti domani se ci avessi la possibilità, vanno in Messico, vanno lì a rivedere. E quindi date la tena risposta. Io non ce l'ho una risposta. Guarda, quello che ti posso dire è che se adesso mi metto a sentire gli Epica, mi risale su tutta la botta del concerto. Come se fosse stato ieri praticamente, quindi. Ho detto io prenderei adesso i biglietti, vanno in Messico, sono sincero. Anche perché una roba del genere, non so, penso, cioè non l'ho mai vista, non penso che la rivedremo a breve. Quindi, fai te. Regà, non è che so io, cioè. Io, regà, non posso far altro che ringraziarvi per essere arrivati fin qui. Se eravate al concerto, fatemelo sapere nei commenti, perché c'erano un botto di italiani, ma tanti tanti tanti. Se c'eravate, scrivetemi qua sotto, io c'ero, e soprattutto lasciate un bel commento con la vostra impressione, perché mo magari so io, ma voi com'è stato? Cioè, siete d'accordo con me che comunque è stato il concerto migliore della vostra vita, e soprattutto che gli Epica in questo momento storico so il miglior gruppo symphonic metal, ho messo a sbagliare, cioè, insomma, fatemi sapere. Grazie di nuovo per essere arrivati fin qui, grazie per aver ascoltato questo ragazzo che parla delle proprie passioni. Ci si becca in un prossimo contenuto. Ciao a tutti.